questo video. Ok, facciamo un po' di esercizi. Allora, il primo ci dice che abbiamo una quantità X di solfato di sodio che reagisce, per dare una resa del 100%, con tot grammi di cloruro di bario. Dobbiamo capire cosa si origina e quali sono questi elementi e qual è la quantità X per avere la resa massima. Ok. Adesso, solfato. Solfato, dobbiamo ricordarcelo, è un anione dato da SO4 2-. Quindi sappiamo già il numero di ossidazione perché è la carica formale dell'anione, quindi meno 2. Sodio. Na, dobbiamo andare a prenderci la nostra tabellina, ricordarci che è nel primo gruppo e vedere l'ossidazione che è più 1. Quindi sappiamo già che l'oro 2 per formare una molecola chiamata solfato di sodio deve avere il numero di ossidazione totale 0. Quindi dovremo prendere due volte Na per compensare questo meno 2 del solfato. Il cloruro di bario. A sua volta il cloro ha un sacco di numeri di ossidazione. Andiamo a vedere. Siamo nel settimo gruppo, ma soltanto uno ha segno negativo. Qua c'è un meno 1. E il bario, andiamo a vedere il secondo gruppo. Ok, il bario ha un'ossidazione più 2. Quindi perfetto, abbiamo capito che questo punto di domanda. Se noi prendiamo meno 1, dobbiamo prendere due atomi di cloro per compensare il bario. Quindi andiamo a scriverci le nostre molecole. Abbiamo Na2SO4, quindi solfato di sodio, più il cloruro di bario, quindi l'ordine com'è? Cloruro si dice prima e si scrive dopo perché la chimica è stronza, e abbiamo detto che la nostra molecola deve avere due atomi di cloro. Ok, fantastico. Quindi loro iniziano a fare la reazione, vediamo un po' cosa si origina. Intanto non sappiamo se l'equazione è bilanciata, cioè. Adesso otteniamo comunque andando a fare l'equazione ionica, noi abbiamo Na2, cioè ciascun atomo ha un più, ricordiamocelo, più il solfato che è SO4 con 2-, e forse qua devo scrivere 2 più il bario. Che ha un'ossidazione di 2 più, e il cloro sono due atomi, quindi meno 1, meno 1, e abbiamo meno 2. Oh, come reagiranno queste cose qua? Beh, o riformano le stesse molecole di prima, oppure fanno l'altra accoppiata, cioè abbiamo NaCl, che vediamo più 2, meno 2, quindi ci siamo. Adesso scriviamo solo NaCl e poi andiamo a mettere tutti il numero di moli giusto, ok? E poi avremo Ba, un altro solfato, il solfato di bario. Andiamo a vedere. Quindi supponiamo che sia un BaSO4. Ok, quindi la nostra reazione, la proseguo qua in verde. Dovrebbe essere con BaSO4 più NaCl. Vediamo già che di sicuro qualcosa è da bilanciare perché siamo partiti con due atomi di sodio, ne abbiamo uno. Quindi cominciamo a mettere noi dei coefficienti alfa, beta, gamma e delta molto generici. E andiamo a impostare la conservazione degli atomi che non possono sparire. Cosa otteniamo? Allora, la prima era Na2, quindi scriviamo per Na. Abbiamo 2 alfa, perché appunto hai 2 alfa, qua non c'è sodio, allora uguale, qua non c'è,
qua c'è un delta, uguale delta. Poi avevamo invece per S, perché abbiamo NaS4, quindi soltanto un alfa, e non avevamo altre cose. Qua non c'è zolfo, qua c'è, quindi abbiamo gamma. E voilà, abbiamo tolto una variabile già. Poi continuiamo, abbiamo l'ossigeno. Cosa abbiamo? Abbiamo 4 alfa uguale 4 gamma. 4 alfa uguale 4 gamma. Vabbè, queste due qua dicono la stessa informazione. Poi continuiamo con il bario. Cosa avevamo? Il cloruro di bario, quindi soltanto B, e avevamo, qua c'è un gamma e poi non c'è più bario, quindi voilà, abbiamo tolto un'altra variabile. Poi cosa ci rimane? Il cloro. Il cloro, andiamo a vedere, cloro, abbiamo due clori, quindi 2 beta deve essere uguale a delta. 2 beta deve essere uguale a delta. E questo è il nostro sistema lineare. Adesso, sistemi lineari, abbiamo 4 variabili, ma loro sono un'equazione, quindi ne abbiamo 1, 2, 3 e 4. Questo sistema sembra avere una soluzione univoca, ma noi sappiamo che invece deve averne infinito alla 1. Perché? Perché se io ho un'equazione posso considerare ogni suo multiplo intero. Quindi noi abbiamo la libertà matematica di dire una variabile la pongo uguale a quello che voglio. E poi vediamo. Se io pongo gamma uguale 1, che è comodo perché ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qua, cosa otteniamo? Otteniamo che alfa è uguale a 1 ed è uguale a beta. Allora ci rimane a calcolare delta, che è 2 beta, quindi uguale 2. Quindi, signori, siamo giunti alla fine della nostra reazione. Abbiamo Na2SO4 più BaCl2 che diventa BaSO4 più 2 volte NaCl. L'unico 2 era per delta. Sì, esatto. Oh, adesso il nostro cloruro di bario. Quante moli ci sono di cloruro di bario? Allora, prima di sapere il numero di moli, ci vediamo la massa molare, del cloruro di bario, BaCl2. Cosa è data? Prendiamo la nostra tavola periodica, abbiamo il cloro che è 35,45, poi abbiamo il bario che è 137, quindi abbiamo questo 137,3 più 2 volte questi 35,45 e otteniamo la nostra massa molare, 208,2 grammi su mol. Cioè, non so come dovete vedere la densità molare. Oh, quindi finalmente il numero di moli che è dato da, io me lo ricordo così, grammi su grammo mole, che ovviamente doppia frazione, la mole va sopra, ma cos'è? È i grammi che tu avevi all'inizio, quindi 135,5 grammi, diviso la massa molare che si esprime in grammi su mole, diviso questi 208,2 e otteniamo tipo 0,6 moli. Vabbè, che è un numero che fa un pochettino schifo, ma è giusto. Ora, detto questo, se tu vuoi sapere quanti moli devi avere di Na2SO4, il rapporto qua vediamo che è 1 a 1. Quindi devi avere sempre queste 0,6 moli, solo che il peso dipende dalla massa molare. Quindi
la massa molare di Na2SO4 è data da Na, che diciamo massa 23, però 2 per 23 più S, che ha massa 32,07 ed è da solo, più 4 ossigeni. L'ossigeno è facile perché 16 preciso, tondo tondo, ci sono pochi elementi che hanno una massa così. E questo fa un numero, però invertiamo la formula di prima. I grammi sono le moli, che sappiamo essere queste 0,6, per la massa molare, che è questa roba qua. Noi facciamo il calcolo e otteniamo 92 grammi e qualcosa di N2SO4. Fantastico. Ora, se la reazione avviene al 100%, quindi abbiamo messo tutto bene e non abbiamo intoppi, quanto solfato di bario produce? E di nuovo qua il rapporto è 1 a 1 a 1, quindi non parlando dei grammi ma delle moli, avremmo 0,6 moli di BaSO4 e dobbiamo fare lo sfregiamento. Vuoi sapere i grammi? Prima ti calcoli la massa molare, che è data da Ba, il bario l'abbiamo visto, prima aveva massa 137, più S, che abbiamo appena visto, ha massa 32, più l'ossigeno, che è 4 per 16. Questa roba qua fa un numero. E i grammi di nuovo sono 0,6 per, non mi ricordo, questa parentesi qua, che fa 151 grammi di solfato di bario. Very good, continuiamo. Ok, ora partiamo da 250 grammi di ossido ferrico, che reagisce con una quantità in grammi X di acido nitrico. Formando, ti dice anche già cosa succede, formando il nitrato ferrico. Ok, allora intanto abbiamo una reazione con degli acidi. Gli acidi fanno robe con i protoni si attaccano ovunque. Quindi io ci aggiungo qua che probabilmente c'è sempre dell'acqua. Cioè, se scompaiono degli idrogeni e degli ossigeni, non è che abbiamo avuto una reazione nucleare, è che danno sempre per scontato che si formi dell'acqua. Ok, capiamo cosa diavolo è l'ossido ferrico. Allora, adesso, l'ossido ferrico, ricordiamoci questo suffisso, ico. Ico per gli ossidi sta a significare che il ferro ha assunto il numero di ossidazioni più alto, quindi io chiamo NOx più alto. Andiamo a vedere un po' il ferro, che è il 26, ha più 2 e più 3, quindi noi abbiamo come ione il catione ferro 3 più. Fantastico. E noi sappiamo sempre che l'ossigeno invece ha come NOx 2. Ok, meno 2. Quindi l'ossido ferrico, come fai a neutralizzare queste cose qua? Fai in modo che ci sia un più 6 o un meno 6 da entrambe le parti, cioè fai il prodotto e le distribuisci, oppure più semplicemente la pensi così, inverti i numeri di ossidazione, quindi il ferro si becca il 2 e l'ossigeno si becca il 3, con l'ossigeno a destra perché si dice prima, perché è un ossido
Fantastico. E mi sono già calcolato io che la massa molare di Fe2O3 è di 159. Ok, che ci serve dopo? Poi dobbiamo andare a capire cos'è l'acido nitrico. Ok, adesso occhio, perché se voi dite che ICO è il numero di reazioni più alto, cioè se voi dite nitrico, quindi ci sarà N, e N ha come numero di ossidazione, dove diavolo è? Eccotelo, più 5. Se voi pensate che questa roba qua sia giusta, è una grandissima stronzata che pensavo anche io. Perché in un acido, anzi, in un osso acido, ICO significa che un acido ossigenato, un osso acido, è derivato da un anione con suffisso ato. Quindi noi non dobbiamo pensare a ICO, ma dobbiamo pensare a nitrato, e il nitrato è un anione, è l'anione NO3 con carica meno. Quindi la domanda è: per formare un acido con questo, qua ci vuole sempre un idrogeno, giusto? Tutti gli acidi hanno idrogeni, se no non sarebbero acidi perché non possono cederli. Quanti H più devo metterci? Più 1, ok. No, non mi tornava una cosa. E voilà. E abbiamo il nostro acido nitrico. Ora, finalmente, possiamo andare a vedere invece i prodotti, cioè questo nitrato ferrico. Chi è? Come è fatto? Qua, ok, di nuovo significa che F ha un'ossidazione maggiore perché è un nitrato ferrico. Allora, questo lo sappiamo già che è un N3-. Allora, come si fa? Occhio qua, perché se voi mi scrivete Fe3NO3 è una stronzata perché non si fa. Cioè, al massimo devi mettere le parentesi, ma no, in questi casi qua devi metterlo in basso il pedice. Quindi, com'è la forma? Vabbè. Fe, ci mettiamo una bella parentesi, e abbiamo NO3 e noi ne prendiamo 3 volte. Questo abbiamo creato il nitrato ferrico. Ok, allora. Dovremmo andare a bilanciare l'equazione, molto probabilmente. Perché la nostra equazione è HNO3 più FeO3 che da origine ha FeNO3 3 più, io vi ho detto di buttarci sempre dell'acqua. Ok, allora noi mettiamo dei coefficienti stoichiometrici con le lettere greche. Andiamo a bilanciare il tutto. Adesso andiamo a bilanciare l'idrogeno. Abbiamo un alfa qua, qui non c'è, che deve essere uguale a 2 delta perché è H2O. Poi abbiamo per N, abbiamo un alfa, qua non c'è. Qua, occhio, abbiamo un 3 fuori dalle parentesi, un N1. È un delta, quindi dobbiamo avere un 3 delta. Quello non è un delta, ma è una gamma. Io la prolungo e
ho effittato la figura di merda. Poi abbiamo gli ossigeni, abbiamo 3 alfa. Occhio, qua l'ossigeno c'è anche a destra, più 3 beta, che deve essere uguale a 3 volte o 3. Quindi abbiamo 9 con un gamma davanti, quindi 9 gamma più un delta. Seguito da il bilanciamento del ferro, che abbiamo 2 atomi di ferro, quindi 2 beta, che rimangono in gamma volte il ferro, quindi in gamma. Oh, meraviglioso! Adesso vi faccio vedere una cosettina. Possiamo scegliere sempre noi dei valori perché sappiamo che sistema lineare infinite soluzioni. E non sempre le azzecchiamo alla prima, cioè io posso dire gamma uguale 1, perché sì, gamma, alfa uguale 1, e perché magari mi sembra facile, no? Non vedendo un po' cosa succede, là quello che ottengo è delta uguale un mezzo, gamma uguale un terzo e beta uguale un sesto. Adesso noi non possiamo scrivere un'equazione che sia con le moli frazionarie o con le molecole frazionarie. Quindi dobbiamo trovare il minimo comune multiplo e usarlo. Ma adesso, guarda la cosa bella. Qua devo trovare il minimo comune multiplo e metterlo con tutti. In questo modo poi posso anche semplificare l'equazione. Lo vediamo già, abbiamo 2, 3 e 6 e deve essere 6. Quindi io potrei scrivere tutto come in frazione di sesti, però posso anche fare alfa uguale 6, perché allora delta mi vale un mezzo per 6 che fa 3, gamma mi vale un terzo per 6 che fa 3 e beta mi vale 1. E quindi l'equazione non fatemela scrivere di nuovo, ma sarebbe 6HNO3 più Fe2O3, che diventa 2 Fe NO3 3 più 3 volte H2O. Ok, adesso, ma quanto nitrato si crea? Beh, dipende, cioè, noi avevamo detto che partivamo con 250 grammi di ossido ferrico. E io non so quale sia la resa, cioè, non sappiamo quanto nitrato ferrico invece abbiamo buttato nella reazione. Però supponiamo di voler fare una resa del 100%. Beh, allora basta vedere qua che il rapporto tra il nitrato ferrico e l'ossido ferrico è di 1 a 6. Quindi, che cazzo, che stromore. Ok. Deve essere 6 volte. Le moli di HNO3. Quindi abbiamo che i grammi di HNO3 sono 6 volte quelle 1,56, questa è la massa molare. Ossia, otteniamo 6. Ci manca la massa molare, volevo dire, che è 63. Madonna mia, posso scriverlo bene. 63, e otteniamo questi 591 grammi di HNO3. Allora,
per esempio, la produzione di nitrato, invece, il rapporto qua è il doppio, cioè è 2. Quindi i grammi di nitrato sono 2 volte per 1,56 per la massa molare, che però, ve la dico io, è 242, e ottieni 757 grammi di nitrato.